Sempre nel pezzo di storia che si trova a Subbiano in Via Verdi, all'interno di questo piccolo museo prezioso veramente di quelli della Carim, questa associazione no profit che è dedita allo sviluppo di ricerca storica sul territorio aretino dei fatti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il presidente è Rudy Lapini e noi continuiamo questo percorso conoscendo meglio coloro che sono il nucleo centrale di questa associazione e scoprendo anche gli oggetti che forse di più li legano a questa storia che è nostra e di un territorio. Ecco, tra questi reperti, qualcosa che comunque tu ritieni veramente che sia importante. Ah, ma qui tutto, anche una singola scheggia che adesso noi potremmo anche snobbare, se la troviamo nel bosco potrebbe essere significata la vita di un soldato. Però c'è un oggetto che per me rimane unico e è un posacenere fatto con un bossolo di artiglieria e quel posacenere là c'è nome, cognome del soldato, numero di matricola del soldato e dove lo ha disegnato, dove lui se lo è cesellato. E quello è stato fatto a Francolise, vicino a Teano, e si stavano avvicinando a Cassino in quel momento. E se l'è portato fino alle campagne toscane. Dopodiché lo ha abbandonato in una discarica americana, dove assieme a quello c'erano anche 258 bottiglie di birra e 2 bottiglie di Coca-Cola. E la cosa simpatica è che essendoci il numero di matricola, tramite un sito che si chiama NARA, è un sito americano che dà delle notizie sui soldati dandogli il numero di matricola, lui è stato congedato nel 1947, quindi la guerra l'aveva finita, era dell'Iowa, un americano, e sono riuscito a rintracciarlo. Davvero. Abbiamo rintracciato il soldato e purtroppo per cause naturali è venuto meno nell'82. E dopo la guerra si è messo a fare il pastore presbiteriano e tramite la chiesa dove lui stava facendo quest'opera ho chiesto se la famiglia poteva rivolere il posacenere e mi è stato risposto di no perché se lo aveva buttato via un motivo c'era, però avrei avuto piacere a rimandarlo a loro, questo sicuramente, però Certo. adesso è qui che ci fa compagnia. Bene, e soprattutto ci fa ricordare anche che comunque uomini così poi hanno anche cambiato, no? Il percorso della guerra ha cambiato molto il percorso della Sì. loro vita, quindi diventando anche addirittura un pastore, quindi Ora, proprio. esatto, tu dici bene, lui nel suo foglio matricolare si legge bene che forse quello che ha fatto durante la guerra lo ha spinto proprio a cambiare stile di vita perché guidava le ambulanze. Guidava le Quindi ha visto ambulanze, ha veramente. visto la sofferenza vera, ha visto ciò che io mi auguro di non vedere mai in vita. E te invece che cos'è che ti stimola? Un particolare ricordo che noi abbiamo qui. Li chiamo ricordi perché sono i ricordi della storia. Io sono molto affezionato a questa piastrina che è qua. Andiamo a vedere perché siamo tutti curiosi. Questa è una piastrina che è stata ritrovata vicino all'Alpe di Catenaia e è una piastrina che è appartenuta a un soldato indiano. Come sappiamo bene, gli indiani le piastrine non le avevano in metallo, avevano delle piastrine che erano di cartone pressato, quindi questa può essere una delle poche presenti perché questa si era appunto rifatta il soldato da sé e il vero nome che poi attraverso una serie di ricerche abbiamo trovato anche chi fosse il proprietario perché qui c'è scritto Padan Bahadur Chan, nome e cognome del soldato e il numero di matricola. C'è tutto. Abbiamo trovato tutti i documenti riguardanti questo soldato. Sappiamo che è morto il 6 agosto del 44, aveva solo 23 anni, aveva un anno più di me. Abbiamo trovato il nome del padre, della madre e era del Nepal. Quindi era una persona che è venuta a combattere qui per una guerra che non era sua. Ha liberato la nostra zona, ha combattuto senza neanche il patriottismo. Esatto, soprattutto per noi. Certo, per liberare le nostre terre, cioè ha combattuto una guerra che non era sua. Senti, questa è una cosa veramente bellissima, ma anche le ricerche diventano veramente importanti, interessanti, no, per Certo, voi. Cioè non è soltanto il ritrovamento, ma poi andare a c'è una fondo. storia dietro. Infatti, io quando ritrovai questa piastrina, cercai di fare una ricerca approfondita per vedere perlomeno a chi apparteneva. Solo
soltanto che non aveva avuto risultati. Invece con questa associazione, quelli della Karin, siamo riusciti a ritrovare tante informazioni che ci hanno riportato al nome, cognome, l'età, il giorno in cui è morto. Possiamo vedere che anche è stato seppellito a Indicatore, quindi a Arezzo. Vedete, naturalmente ci sono tutte queste ricerche, ma ci sono anche giornali, ordigni esplosivi di nuovo tipo e di massima potenza, una nuova arma germanica di tremenda efficacia da ieri entrata in azione contro la Gran Bretagna. Ci sono avvisi del governo militare alleato, avviso alla popolazione civile, è assolutamente vietata la fraternizzazione col personale nemico che si è arreso e coi prigionieri di guerra. Sarà necessario imporre gravissime sanzioni a qualunque civile che violi questo divieto. Ce ne sono veramente tanti, ci sono i partigiani d'Italia, ci sono i vari caduti delle nostre zone e questi, io sfido che magari ci sono, in casa nostra ci sono proprio tutti questi ricordi, soltanto che spesse volte li abbiamo messi là, li abbiamo buttati là da una parte. Te che fai? Cominci a scrivere magari un messaggio di guerra o altre cose, oppure con l'apparecchiatura proprio come era una volta? Cioè qui c'è veramente un ufficio completo, mi sembra, no? Giusto? Sì, questa è una scrivania da campo dove possiamo vedere una macchina da scrivere, un telefono, poi telefono portatile inglese, poi ci sono delle scarpe da soldato tedesco, un elmetto tipico tedesco, un elmetto che è stato dilaniato da schegge di bombe o ordigni. Un cannocchiale? Sì, questo è un cannocchiale, sarebbe un tacheometro, uno strumento di puntamento. Adesso ritorno invece con lui. Invece te che cosa magari hai così nel cuore tra tutti questi oggetti che sono qui a quelli della Karin a Subbiano in Via Verde? L'elmetto inglese che mi ha lasciato mia nonna. E quando la prima volta hai visto questo elmetto tu? Quanti anni avevi? 7 anni. Ma non hai pensato di giocarci punto e basta? O invece è stato veramente un regalo fondamentale? Quando avevo ancora 7 anni lo usavano per darci da mangiare agli animali e era lì nella stalla e non lo potevo prendere. Dopo si è bucato, sicché non lo usavano più e l'ho preso io. Poi naturalmente qui abbiamo tutta la parte della divisa, giusto, degli inglesi, credo, a questo punto, anche perché si può mostrare meglio proprio un fante inglese come era vestito. Sì. Come avete ritrovato proprio tutto? Ma poi, cioè, è stata una ricerca continua, Esatto. E queste invece sono le attrezzature, che cosa ci stavano in tutte queste scatole? Sono cassette, taniche, sono cassette di munizioni, taniche, jeep, delle jeep porta... Ma la benzina c'era mica allora, chi c'era? No, sì, c'era, una cosa importantissima per la sconfitta della Germania fu proprio il non riuscire ad arrivare ai pozzi petroliferi, e quindi quello fu... incredibile e fondamentale per la sconfitta. Rimasero in alcuni casi anche senza carburante. Quindi vedete, in fin dei conti queste cose le ritroviamo proprio così nei nostri cosi. Lorenzo però mi ha fatto vedere un'altra cosa. Sì, qui siamo nella parte tedesca, questa è la vetrina dedicata alla Wehrmacht, quindi ai soldati tedeschi. E come potete vedere, insomma, si parte dalla zona in alto a sinistra dove ci sono le buffetterie, la gavetta, gli occhiali di servizio, un'armonica e addirittura c'è una tazza da scavo, una tazza bella ritrovata da Rudy, una Bibbia in tedesco che viene dalla zona di Catenaia e uno Sternbilder che sarebbe un santino. Come quando, insomma, muore una persona oggi, si fa un santino ricordo con le generalità, un pensiero, la famiglia, anche all'epoca i soldati tedeschi facevano questi santini con la foto del soldato e una dedica. Qui vediamo un kit medico, poi ci sono dei bottoni trovati da scavo e a scendere vediamo un elmetto con parte del mimetismo retapollaio, perché all'epoca usava per mimetizzarsi non solo spennellare con della vernice, ma si mettevano anche delle reti o di canapa o di tessuto, addirittura queste qui di nylon. C'è una gavettina devastata, completamente proprio piegata, divelta, una cassetta della mitragliatrice M42 con il nastro. È stato messo a scopo dimostrativo un nastro con dei bossoli già sparati, perché chiaramente non è possibile mettere oggetti attivi. Poi c'è una paletta da scavo con ancora parte del cuoio che la tiene e questa qui invece è una scheggia di bomba scoppiata male, dove è rimasto solamente il famoso, come si chiama, culo della bomba. Certo. Questo qua. Poi qui abbiamo una baionetta distrutta chiaramente di scavo,
un caricatore dell'MP40, che era il fucile mitragliatore in dotazione tedesca in queste zone, dei portamaschera di cui uno in discavo, abbiamo un colpo dell'88 mm, un oliatore, una steel grenade ricostruita, le parti in ferro sono state ritrovate di scavo, il calcio di un Mauser K98 con relativo bottone per lo smontaggio dell'otturatore, la camera da scoppio, lo spengifiamma dell'MG, l'involucro a frammentazione delle granate tedesche Steel, perché insomma, la granata tedesca già di suo ha un potere offensivo enorme. In più si poteva mettere come accessorio quell'involucro che veniva infilato proprio nella zona cilindrica e durante lo scoppio aumentava il potere distruttivo e la quantità di schegge emesse durante la detonazione. In più c'è una granata shrapnel. La granata shrapnel era una granata vuota, non c'era il ferro pieno, però all'interno c'erano dei pallettoni che al momento della detonazione quello che c'era portavano via.